Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa edizione del TG News della Rete L'Abuso. È stato presentato giovedì 9 alla Libreria Ubik di Savona il docufilm che racconta i retrosceni dell'ennesimo scandalo savonese che ha toccato non solo la diocesi di Savona, ma ha toccato i vertici della Santa Sede, ovvero il cardinale Domenico Calcagno, accusato dalla Procura della Repubblica di Savona di malversazione insieme ad altre persone. Potete trovare il docufilm sul nostro canale YouTube. Il titolo del film è Romanzo Cardinale, il gioco delle tre carte. L'indagine di Savona sulla 'ndrangheta si ferma allo York. Io sono a rischio vita, perché io devo essere fatto fuori perché sono troppe cose sporche a livello amministrativo. Ho capito, ma quindi è una scusa questa. Certo, ma la scusa non è che lo York fa fuori la gente, eh? Questi traffici Prendono di questo. dell'Istituto Sostentamento Clero, che ha svenduto il box del seminario a un'impresa molto chiacchierata, è la Scavoter, che è quella che ricicla i soldi dell''ndrangheta in Liguria. Il meccanismo che Rebagliati chiamava gioco delle tre carte, beh, trova strane somiglianze in un altro meccanismo, un meccanismo di riciclaggio di cui però non ce ne parla Rebagliati, ne parla Monsignor Nunzio Scarano, contabile dell'APSA. Scopriamo quindi che l'APSA ha caratteristiche analoghe allo IOR, ma meno clienti. Secondo Scarano, solo 23 conti per pochi potenti, di cui 15 riconducibili a vescovi e cardinali, altri 8 riconducibili a laici. Nel portfolio 339 dell'APSA c'erano per esempio 4 conti su cui il banchiere Gian Pietro Nattino, proprietario della banca Finnat, si muoveva autonomamente. Solo lo scorso anno le transazioni sospette verso conti vaticani sono triplicate. Secondo l'AIF, l'autorità di informazione finanziaria, sarebbero 544 segnalazioni di attività sospette contro le 147 registrate nel 2014. Sesso con minori, sacerdote condannato a 4 anni di carcere. Reggio Calabria, il GUP del Tribunale di Reggio Calabria ha condannato con il rito abbreviato a 4 anni di reclusione l'ex parroco di Mesignati, frazione di Oppido Mamertina, Don Antonello Tropea, di 44 anni. Il sacerdote è stato ritenuto colpevole di prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di un minorenne, ma assolto per altri 2 capi di imputazione. I suoi legali, gli avvocati Andrea e Giuseppe Alvaro, hanno detto di aspettare le motivazioni della sentenza per presentare appello. Il religioso è stato arrestato nel dicembre scorso dalla squadra mobile di Reggio Calabria. Le indagini erano iniziate nel marzo precedente, dopo che una pattuglia aveva sorpreso l'uomo con un minore a bordo della sua auto in un luogo appartato. Il ragazzo aveva raccontato di aver conosciuto l'uomo attraverso una chat per omosessuali e di aver ricevuto 20 euro per un rapporto sessuale in auto. Il ragazzo disse anche che l'uomo gli aveva detto di essere un ricercatore scientifico. Dopo la condanna a 4 anni di reclusione di Don Antonello Tropea, accusato di prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di un minorenne, vi ripropongo il mio reportage a Messignadi. I suoi parrocchiani lo difendevano così: non ci sono parole per loro, è innocente, senza se e senza ma. E dunque, in una comunità come questa, quale bambino, se abusato, avrebbe mai il coraggio di denunciare alla propria madre? Alle mie spalle la parrocchia dove Don Antonello, il prete accusato di pedofilia e sfruttamento della prostituzione, prestava ogni giorno il suo servizio. E proprio in questa chiesa che vedete alle mie spalle, Don Antonello accoglieva i ragazzi. La parrocchia è tutto con lui, almeno credo, se lei parla con giovanotti, piccoli, grandi, eccetera, sono tutti con lui. La domenica a messa qui c'era un gruppo di chierichetti sull'altare, incredibile, bambini piccoli, grandi, tutto. Nessuno ha mai detto ah. Siamo tutti sconvolti, un paese proprio
una reputazione agli anni. Chi è stato, solo Dio lo sa, e gli dà il merito a lui, però abbiamo una reputazione in questo paese ormai che non penso che mai si toglierà. Lo sappiamo per una buona persona, poi io non saccio, altrimenti non saccio niente, chiami se basta. Questa notizia ci ha scossato tutti, perché infatti ci meraviglia, perché l'altare era sempre pieno di ragazzi. Questo fatto del vescovo è un altro handicap per il paese, è il paese che rimane ancora scossato, non solo il prete, anche il vescovo che doveva tutelare tutte queste cose. In linea di massima la popolazione e tutti i fedeli erano contenti di questa situazione, di questo comportamento, perché aveva creato per i giovani una sala giochi, i giovani erano con lui, era sempre circondato di ragazzi, questa estate ha fatto pure un'estate ai ragazzi. È stato l'unico parroco che è riuscito a raccogliere tutti i bambini, e i bambini non crediamo, nessuno avesse visto qualcosa. Penso che tra tanti bambini qualcuno diceva qualcosa. I bambini amavano e stimavano Don Antonello, al 100%. E lo stimano, e lo vogliono qua. Non era giusto che avevano fatto queste cose. Non si meritava questo. 2 anni, tutto bene. Poi... Ma qualcosa è successo, però l'hanno arrestato. L'hanno arrestato, che ne so io. Sono bugie e calunnie. Calunnie. Noi siamo vicini, lui sta costruendo il campetto per i ragazzi. Siamo vicini di casa, lo sta costruendo, non ci crede assolutamente. Quindi non ha mai notato niente? No, tutti i giovani di Messignate sono con lui. Interrogate i bambini che piangono per Don Antonello. Solo questo. Ma a me si chiamo, prima io pure, per io che ero una bravissima persona, poi c'ho signori, oh, non scherziamo con signori. Quindi pregate per Don Antonello? Certo. Secondo voi? Dopo 20 anni abbiamo avuto un sacerdote per bene, che accoglieva tutti, non l'hanno lasciato in pace. Non l'hanno lasciato e basta, in pace. Noi vogliamo non giustizia e crediamo nulla. All'innocenza. E basta, solo questo. Che ne so? L'hanno arrestato. Mi dà fastidio la stampa quando amplica le cose. Non si parla che l'ha violato, si parla... da quello che si legge, che accettavano in questo sito. Vuol dire che questo sito, questo ragazzo, vuol dire che se è vero, è pure di quelle tendenze. Certo. Se no io non vado ad accettare dove. Non è violato, ha avuto il consenso, perché se è vero che ci sono state rapporti, vuol dire che voleva sia uno e sia l'altro. Per me è innocente. Don Antonello, siete forti. Denunce, abusi e cacciate di vescovi, ecco le novità del motu proprio di Bergoglio. Il 5 settembre prossimo i vescovi negligenti in tema di protezione dei minori potranno essere rimossi dalle diocesi a loro affidate e a cacciarli potranno essere le congregazioni della Curia Romana, investite da un apposito potere d'indagine. Queste in sintesi sono le due innovazioni portate dal motu proprio, come una madre amorevole, emanato giorni fa da Papa Francesco, ma che entrerà in vigore, come detto, fra 90 giorni. Per noi di Rete L'Abuso restano molte le perplessità sull'operato di Bergoglio, in tanti proclami a tutela della Chiesa, ma purtroppo non vediamo nessun proclama e nessun fatto a tutela né dei minori, tantomeno di chi purtroppo è già stato vittima. E malgrado nel 2014 l'ONU avesse fatto al Vaticano raccomandazioni ben precise, per il momento non è stato ancora, diciamo, preso nessun provvedimento. Prete pedofilo citato il vescovo di Pisa come responsabile civile, era la guida spirituale di Paolo Brosio. Rito abbreviato condizionato dalla perizia calligrafica su alcune lettere scritte dal bambino vittima, secondo l'accusa, di abusi sessuali da parte del sacerdote e inviate al prete. Lo ha disposto questa mattina il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca, dottoressa Silvia Mugnaini, che ha estromesso quale responsabile civile la Curia Generalizia dei Carmelitani, ordine di appartenenza del religioso, e accogliendo la richiesta degli avvocati di parte civile Cristiano
Baroni e Deborah, Iannello ha disposto la citazione del vescovo della diocesi di Pisa, Monsignor Giovanni Paolo Benotto, per la prossima udienza fissata il 12 di luglio. Un'indagine, quella relativa agli abusi sul minore, diretta dal pubblico ministero dottor Antonio Mariotti, è iniziata nell'ottobre di 2 anni fa. Che fine ha fatto quel sacerdote, scrisse allora tgregione.it, in merito alla storiaccia, nessuno lo seppe dire. La curia pisana, competente territorialmente nel comune della Versilia storica dove l'abuso sessuale si era consumato, a quanto trapelato lo aveva spostato. Destinazione sconosciuta, nessuna dichiarazione da parte del vescovo che la nostra redazione aveva provato a cercare telefonicamente più volte. Unica cosa certa della vicenda, un ragazzino all'epoca dei fatti, dodicenne, per la cui storia la procura lucchese aveva aperto un fascicolo dopo che i servizi sociali di Camaiore, che avevano in carico la famiglia, mamma e 3 figli, ospitata in un piccolo convento dell'entroterra versiliese a Pietrasanta, erano finiti alcuni disegni dove il ragazzino aveva raffigurato se stesso innamorato e il prete delle lettere d'amore. Torniamo sempre a Savona, circonvenzione di incapace, aperto un fascicolo su Don Antonio Ferri. La Procura della Repubblica di Savona ha aperto un fascicolo sul vicario generale della diocesi di Savona, Don Antonio Ferri. Il sacerdote era stato querelato nel settembre scorso, sotto mandato del figlio della presunta vittima, dalla rete L'Abuso per le ipotesi di reato di falso e circonvenzione di incapace. Nel 2013, proprio durante l'ennesimo scandalo sulle accuse di pedofilia rivolte al sacerdote Pietro Pinetto, Don Ferri, aspettando che Roberto Niccolic, figlio della presunta vittima e attivista della rete L'Abuso, lasciasse la sua abitazione, accompagnato da un altro sacerdote, identificato come il cancelliere della diocesi di Savona, si recava a casa della mamma di Niccolic, alla quale facevano firmare un documento non ben precisato e di cui non lasceranno copia. Lo stesso Don Ferri ha spiegato di essere stato ascoltato dalla procura e di aver fornito tutti gli elementi del caso. Preti pedofili, interrogato arcivescovo di Lione, accusato di omessa segnalazione. Si stringe il cerchio delle indagini sull'arcivescovo di Lione, cardinale Filippo Barbarin, che è stato convocato e sentito dalla polizia francese, che lo accusa di non aver segnalato casi di presunta pedofilia da parte di sacerdoti della diocesi retta dall'alto prelato. Le indagini preliminari nell'ambito delle 2 inchieste aperte dalla procura di Lione in merito si chiudono con questo interrogatorio. La parola passa ora ai magistrati, che dovranno decidere se istituire o meno un procedimento a carico del cardinale, che non è in stato di fermo ed è stato sottoposto a interrogatorio in regime di audizione libera, come precisa il quotidiano Le Figaro. Per questa edizione tutto, l'appuntamento è per sabato prossimo. Potete trovare tutte le notizie di questo TG e gli approfondimenti sul nostro sito all'indirizzo www.retelabuso.org. Vi ricordiamo che potete inviare le vostre segnalazioni ed eventuali commenti all'indirizzo tg@retelabuso.org. Per chi volesse ricevere l'edizione del TG per posta elettronica, è possibile iscriversi all'apposito forum che trovate nella pagina del nostro sito e del nostro canale TV. Auguriamo a tutti un buon weekend. Thank you.